Bonetti, Graziani, quale dà a Nappi, e la Roma cerca di riorganizzare anche sul piano proprio. Guarda il barone, che classe, che stile, che mani lunghe, affusolate. Nela. Ah, dammi quelle unghie che non le posso vedere. Certo che se tu diventassi allenatore in Serie A di una grande città del nord, io potrei aprire un salone di bellezza, un beauty parlor. Potrei far venire anche la mamma, adesso che ha lasciato la lirica. Mettendo fuori campo Graziani e regalando praticamente alla Roma questa rimessa laterale che Nappi sta... Tua figlia è stata molletta qualche fidanzetta. Michelina, cosa ti è successo, ne? Dio madre mi ha lasciato. Ma non è possibile. È tutta colpa tua, perché tu sei un allenatore di Serie B e per giunta esonerato. Questo non me lo devi dire, disgraziata da riguardo. Esonerato sarai tu e questo fetendone che non conosco io bene. Guarda che ti do un cazzone che ti spezzi il setto alla sala, capito? Io non sono stato esonerato, me ne sono andati via spontanea volontà della società. Puttana, mi avete fatto perdere il gol! Mi fai schifo, non hai nessuna sensibilità. Guarda il barone come sta in panchina, guardalo, lui sì che non perde il suo self-control anche dopo il gol, non esprime emozioni, mentre te quando stai in panchina sembri un tarantolato. Terrone ignorante, tarantolato. Io dovrei avere il premio del self-control dopo 18 anni che ti sopporto, maledetta disgraziata. Grazie, self control, c'ha tutto quello che vuole, il barone Nils Lidl, il Vigneto, Oliveto, i Minidoc, i Minidic e pure i soldi. Sempre panchina lunga. Archiviate la Serie A e la Coppa dei Campioni, l'attenzione è ora rivolta esclusivamente sul campionato di Serie B. I bianchi della Longobarda stanno sottoponendo la porta della San Benedettese ad un vero e proprio assedio. Per la Longobarda questa partita può significare promozione in Serie A. L'allenatore Gangheri si agita nervosamente sulla panchina, mentre in tribuna il presidente della Longobarda, Borlotti, conserva un invidiabile self-control. A voi studio. Avanti con quella palla, dai!
ineccepibile. L'arbitro infatti non ha avuto dubbi ed ha indicato immediatamente il dischetto degli 11 metri. È lo stesso Falchetti che si incarica del tiro. Breve rincorsa, tiro, rete! Ha segnato la Longobarda e in questo preciso momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. La Longobarda è promossa in Serie A. I giocatori portano in trionfo l'allenatore Gangheri, artefice primo della sofferta promozione e scopritore dei due gioielli Falchetti e Mengoni. Ma non vai giù a complimentarti con Gangheri? Ci ha già traditi quel figlio di puttana. Ha già firmato per un'altra squadra. Ci colleghiamo subito adesso con il nostro studio di Milano per raccogliere dalla viva voce del presidente della Longobarda, Borlotti, una notizia clamorosa che desterà molto scalpore tra gli sportivi. In questi giorni, per noi di giubilo, devo comunicare l'esonero dell'allenatore Gangheri causa l'accordo che io so che lui ha fatto nascostamente con altra società, la quale, con rispetto parlando, non faccio il nome. La nostra società è basata su solide basi e il nostro capitano, che è anche la nostra bandiera, Speroni, qui accanto alla mia signora, ne è il fulgido esempio. Presidente Borlotti, può rivelarci chi sarà il nuovo allenatore? Io sono un impulsivo, un istintivo. Sono abituato a fare di testa mia. E colgo l'occasione che siamo qui in televisione, che tutti gli sportivi ci vedono, per comunicare la mia decisione anche all'interessato, il nome di cui è Oronzo Canà. Ma non le pare che sia una mossa un po' azzardata per poter sperare in un campionato tranquillo? In fondo, con tutto il rispetto per Canà, a me non sembra che abbia l'esperienza necessaria per un campionato così impegnativo come si presenta quello... Oronzo! Papà! Oronzo, ti senti bene? Papà, sì, che ti è successo? Sono svenuto. Ma no, perché? Sì, professoressa, non puoi l'orologio. No. Ho sentito Oronzo Canà, allenatore di Serie A. Oddio! Alla televisione lo stanno a dire. Ecco, ecco. Ma stupendo, stupendo, bravo Oronzo. A me. Sarà la Longobarda sarà felice di dargli fiducia. In questo momento un mio incaricato lo sta contattando a casa sua di lui, previo telefono in Puglia. No. Far aspettare, impara Danil, savoir faire, self control, rispondo io. Longobarda sarà felice. Allo? Qui è casa dell'allenatore Mr. Oronzo Canà. Vuol dire a me? E mio marito è momentaneamente assente, al vigneto. Signor Giù. Sono la signora Canà. Mio marito è quel signore che è andato di là per una piccola necessità. Non so se l'ha riconosciuto. È Oronzo Canà, l'allenatore della Longobarda. Mi dispiace, ma non so chi sia, non mi interesso di calcio. Ecco, tesoro, abbiamo sbagliato scompartimento. Siete proprio una bella squadra. Quello che posso dire è che non ci accontenteremo di stare nei bassi fondi della classifica. Ma avendo io a disposizione una rosa di 18 giocatori validi, posso sperare in una bella panchina lunga. Ecco. Una dichiarazione, presidente. Io credo di avere scelto senza fallo uno dei migliori elementi sulla piazza, per grinta e capacità. Grazie, presidente. Dica pure, Canà. E che altro devo dire? Per quanto riguarda la campagna acquisti, spero di poter avere a disposizione la mia squadra, non so, un bel mediano di spinta, un terzino fluidificante. Magari Cabrini. Mia figlia scherza, mia figlia è filo juventina, diciamo. Stavo dicendo che, avendo in squadra un nuovo terzino fluidificante e cercando di lasciare i nostri gioielli incedibili, Falchetti e Mengoni, io posso garantire di avere una squadra che all'80% può rimanere in classifica, diciamo, a una buona metà della classifica del campionato. A un 3,5% di partecipare alla Coppa UEFA e allo 0,07% di vincere il campionato, lo scudetto. Ben gentile, Canà. Prego. Permette, sono Ceretti. Vedo che lei sta parlando di panchine lunghe, che stilla percentuali in uno stile alla Lidl. Lei si ispirerà alle sue teorie? Un po' sì, ma soprattutto zona, ragnatela,
fasce laterali che devono correre, passaggi corti e pressing, più un pizzico della farina del mio sacco, che adesso non vi sto a dire perché è un segreto, dicevo. Già, ma lui aveva la Roma e adesso il Milan e lei la Longobarda. E poi lui è l'idol, me lei, beh, insomma... Io capisco che lei sta cercando di stuzzicarmi perché vuole, ma no, non ci riesce. Sa perché? Io non solo ho imparato da Lidholm la tecnica in campo sportivo, ma ho imparato anche la tecnica nella vita, il self-control. A parte le buone intenzioni, ma secondo me lei dopo un paio di partite ricorrerà al catenaccio. Perché al catenaccio non comincia a ricorrere lei? E se lo mette sulla bocca, che continua a dire spropositi. Scusi, sta cercando di stuzzicarmi continuamente? Chi si crede di essere con quella pipa? Berzot, scusate. Ceretti, venga con me che ci devo fare un discorso. Ottimo questo luncheon, eh? Se non fosse stata prodotta dal nostro sponsor Mosciarelli, direi proprio che questa pasta è un orrore. Questa pasta è un orrore! Guardi signora, quello è il signor Mosciarelli, eh? Oh, guardi che sono incorruttibile! Ma cosa ha capito? Presidente? Canà, ha visto la mia signora? No, andiamo a bere qualche cosa al bar. Sì. Volevo dire, non è che lei c'ha intenzione di cedere per caso Falchetti e Mengoni, no? Ma lei può pensare... che noi cederemo Falchetti e Mengoni, ma andiamo! Però io un pensierino su Speroni lo farei a cederlo. Ma cosa dice su? Speroni è la nostra bandiera, la punta di diamante della nostra squadra. Lo so, indubbiamente è un bel giocatore, però ho paura che ci può creare dei problemi. No? Ma di questo parleremo al calciomercato, eh? Lei sarà al mio fianco, non sì. Staremo certo a guardare. No, perché dobbiamo stare a guardare? Ce n'è. C'è Luciano Spinosi. Spinosi? Luciano Spinosi. Buongiorno. Come stai? Sei tornato alla corte del barone Lidholm, eh? Sì, sì, vecchio sì, filibustiere ma... dell'area di rigore. La vedo bene lei. Ma che mi date? Lei a me? Non mi riconosce più. Sì, è vero. La famosa pelata. Sei Pascutti, la grande ala sinistra del Bologna degli anni 60. Luciano! Scusate, mi stanno chiamando. Commendator Borlotti. Il presidente Boniperti la sta aspettando nel suo ufficio. Vengo subito. Boniperti, Juventus. Sì, siamo in corsa per Platini. Platini! Per carità, zitto. Se si viene a sapere siamo fregati. Dobbiamo girare di sorpresa, acqua in bocca con tutti. Sarò muto come un pesce che si è operato alle corde vocali. Presidente, saluti l'avvocato. Agnello. Gentili telespettatori, buonasera, siete collegati in diretta con Milano Fiori, dove si stanno svolgendo le trattative del calciomercato. Qui ci sono ancora nei saloni alcuni personaggi, vediamo di avvicinarne qualcuno per fare un po' il punto sulla situazione. Giorgio Martino. Non cominciamo perché non posso fare dichiarazioni. È Sergio Santarini, popolare libero della Roma e dell'Inter. Secondo te qual è il vero colpo della stagione? Ma il vero colpo della stagione sarà il 6 luglio, alla fine del calciomercato. Le voci adesso tendono solamente a deviare quelle che sono le vere trattative. Santarini con l'aereo di Moscia, diplomatico tu. Giorgione. Caro Borlotti, allora siamo d'accordo. D'accordo. Ma chi c'è là fuori? Ma che fa, canà? Origlia? No, avevo messo il nesso. Siamo d'accordo su tutto. Sì. Io gli ho offerto Mengoni e Falchetti. Ah, sì? Ma come abbiamo detto che sono incedibili Mengoni e Falchetti? Presidente, io non li voglio cedere a nessuno. L'ho dichiarato a tutta la stampa, sono i nostri brillanti. Ma che brillanti, brillanti? Qui si tratta di Platini. È un giro un po' complicato. Ma lo sa che attraverso la cessione di Falchetti e Mengoni non riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare all'Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho, con cui... Borlotti! Beh, dopo glielo spiego meglio, mi aspetti al bar. Vengo, avvocato! Prendendo... cioè, un quarto di Giordano, prendendo mezzo Edinho, cioè, un quarto di Giordano, un quarto... Vedi qualcosa? È un quarto d'ora che ha ordinato questo caffè, me lo dà? A me ha ordinato il caffè quarto d'ora fa. No, al suo collega. Adesso glielo vado a fare. Prego. Grazie.
Piacere, Andrea Bergonzoni. Oronzo Canà, lieto. Oronzo Canà, sì, lo so, la iena del tavoliere. Grandissimo mediano di rottura. Bravo, se non ci fossero stati Chiappella, Venturi e Segato, Prendiamo qualcosa? Qualcosina? Ho già ordinato un caffè, grazie. Caffè anche a me, allora. Come mai qua, la nostra iena, Come mai qua? E come mai qua? Io sono un allenatore di calcio e vengo al calciomercato. Lo so. Ma che è un allenatore di calcio pure lei? Un mediatore, una persona di quelle che possono far decollare una squadra. Ah, ho capito. Capito? Un pilota dell'Alitalia. Vuoi scherzare? Si può evitare questo dialogo pieno di cacciottoni che mi fanno male? Ma certo che si può evitare! Se la iena, la iena... Oscar! Ah, Andrea, ciao! Ti vado a parlare col mio amico Oscar Damiani e torno. Non d'azzardare che gli do una botta in destino, sai. Canà, venga qua! È fatta. Michel Platini. Ma come, lei era rimasta Platini? Ma Platini era un nostro falso scopo. Sì. Era un'operazione, come si dice, di depistaggio. Non è lui il vero obiettivo. Mezzo Giordano. Ma che Giordano? Rummenigge. Il più grande calciatore tedesco. Al posto dei bicipiti c'è il marmo, ciao. Abbiamo preso? Sì, quasi. Quasi, come quasi? Presidente, insomma, in poche parole non è che abbiamo quagliato molto noi. Al contrario, si quaglierà tutto. Si tratta solo di mettere nero su bianco. Rummenigge è nostro per 2 anni in cambio di Fantetti e Bengoni. Saremo trionfatori del mercato. Fosse vero. Lei resti qui, aspetti. Sì. Le darò la buona notizia. Grazie. Grazie, Presidente. Madonna, Bredet! Castagnere! Castagnere gliel'ho soffiata a Castagnere. Rummenigge sta sempre a Castagnere. È fuoco. Eh? Fuoco. Ah, sì, fuoco. Ecco. È straniera? Brasilera. Ah, brasilera. Sì. Io so Oronzo Canà, allenatore de Serie A del football. Che squadra? Ah, si chiama Longobarda, mia squadra. I giocatori, avete Paolo Roberto Falcao? Magari, sta con la Roma. E Zico? Zico Udinese. Però noi abbiamo una bella squadra, adesso stiamo facendo il calciomercato. Calciomercato, qui tutto segreto, capisci? Forse non so ancora, ma senza fare il nome abbiamo Rummenigge. Rummenigge? No, Rummenigge, non gridi per cortesia, perché il mio presidente sta trattando Rummenigge, grande giocatore. Rummenigge! Rummenigge, bravissimo! Bravo, che colpo! Canà ha rubato Rummenigge l'Inter, bravo! Ma cosa, la mia ragazza? Cosa, non sa la parola d'italiano? Cosa, lei dico Rummenigge, ride, Rummenigge! D'accordo su tutto, presidente! Orlotti! Ah, che bravo, Orlotti! Rummenigge, un nome solo, Rummenigge, ho capito tutto. Bravissimo. Bravo. Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox. Bravissimo. Ah, Rummenigge. Affio in bocca. Ci vediamo dopo, Rummenigge. Allora? Meriterebbe che non le dicessi niente. Giuda, Don Giuda. Lei mi spiatella tutto al primo che capita, ma sono così contento che la perdono. È fatta. Fattissima. Ci arriva il titolo sopra tutti i giornali. Ha soffiato a Castagnere Rummenigge, il grande Oronzo Canà. Ma che Rummenigge, ma lei è sempre in arretrato. Come, non c'è più Rummenigge? Ma per carità, io miro in alto, molto più in alto. Come? Canà, indovini chi li ho preso. Chi? Ma? Mara, c'è mia moglie. Maradona. Maradona, predette il colonnello. Ah, Oronzo, gira Oroncino. Tutto, Napoli. Su, Napoli. Aria, fate largo. Aria, non è successo niente. Scarnecchia. Come sta? Come si sente? Maradona. No, Maradona. Sta bene. Sto bene, fluidificante, tornante. Appena le ho detto di Maradona, lei brona. Lo so, ecco. Non... Come ha fatto? Attraverso una serie di spostamenti di giocatori in regime di svincolo, sono riuscito ad avere i 3/4 di Gentile. Grazie. E i 7/8 di Collovati, più la metà di Mike Buongiorno. Sì, a Mike Buongiorno. Sì, nell'affare è entrato anche Berlusconi. Ah, me lo dovevo immaginare io. Berlusconi, allora c'è di mezzo. Berlusconi 4/15, diciamo, di Rete 4 che passa a Cologno Monz, Milano 2, Italia 1 e Milano 2 con la Rai. No? Ma che Rai? In conclusione, Berlusconi ha ottenuto i campionati del mondo in esclusiva e noi la comproprietà di Maradona in cambio di Falchetti e Mengoni. Quindi Falchetti e Mengoni dobbiamo dare. Ma che perché ne frega quando ci abbiamo Maradona? Fra 3 anni. Ci abbiamo 3. Tra 3 anni?
Allora noi Farchetta e Mangongia li diamo fra 3 anni. Eh no, quelli ce li ho già dati, sono già della Juve. Caro Canà, in certe circostanze bisogna saperli schiare, guardare al futuro. Guardare al futuro, ma io devo guardare al presente, presidente. Io il campionato con chi lo faccio? Ma ci metto ad ala fluidificante Daniele Piombi e ci metto ad ala tornante Pippo Baudo, non lo so. Canà, Canà, non si scoraggi. Vedrà che riusciremo a rinforzare la squadra anche quest'anno. C'è lo sponsor, gli facciamo cacciare denaro liquido. Ma che denaro liquido è quello fatturo? 750.000 lire l'anno. Un pastificio che si chiama Mosciarelli, chi se la compra la pasta? Eppure scotta. Sai che ha mandato un carico nel Biafra e ce l'hanno mandato indietro la pasta? Poi lei si è venduto tutti i cavalli di razza, presidente. Ma ha lasciato solo i somari, ma ha lasciato. Canà, guardiamoci negli occhi. Guardiamoci negli occhi. Se in Italia non c'è più nessuno da scoprire, vuol dire che andremo anche noi all'estero? Magari in Brasile. Qualche giovane promessa. Magari qualche campione, ce ne sono ancora. Eder, Junior, Socrates. Sì, sì, stanno a aspettare a noi. Io vado in Brasile, dico, è libero Socrates. Avanti, lei mi dà Socrates. Ma glielo do io Socrates, non c'è problema. Modestamente, io il Brasile lo tengo in pugno. No, guardi, non è questo il momento. Stiamo parlando di cose serie. Va bene, di cose serie. Perché cosa sto dicendo io? Sto parlando, sto ridendo? Secondo lei sto ridendo io? Io sono molto serio perché in Brasile ho un amico che ha le mani in pasta dappertutto. Se andiamo giù, io e la Iena qua, Cosa dice? Andiamo, presidente. Bravo. Mi dica, giusto. Mi dica, sì, se io vi mando in Brasile tutte e due, lei è sicuro che mi tornate con un peso da 90? Sicuro? Mm. Lei chiede a me se sono sicuro. Ah. Sicuro? Guardi là. Io le lascio impegno la mia ragazza, Florencia Garcia, i Falcao della Madonna Incoronada. Di Foggia? No, brasiliana. Buongia. Ah, buongia. Vice Miss Brasile 1983-84. Ah. E di un'occhiatina a questa cosina. Prego, cara. Guardi che cosce, guardi che piscipiti. Questa qua, per fortuna che non sa giocare a pallone, sennò risolverebbe le questioni di molte squadre. Allora cosa faccio? Vado? Come vado? Andiamo in Brasile. Sì. Subito, anche domani. Anche domani, sì. Sembra che questo tuo amico fra mezz'ora lo vediamo, fra mezz'ora lo vediamo e non arriva mai qua. Dove questo cazzo sta? È possibile che tutte le volte ripeti le stesse cose? Il Brasile ti ha dato la testa. Pure. Guarda invece questa robina, non ti ispira una bella poesia? Guardala qua, questi culi che parlano, che cantano, sì. Ci vogliamo spiegare, sì o no? Senti il nuovo Petrarca, sembra che ti parlino. Questi non parlano più, parlavano una volta. Guarda questa Leopardi, ascolta, senti che poesia. Silvia, rimembri, bella culona. Ma è pirla, ma come ti permetti? Hai visto? E ben ti sta, per forza una ne hai trovata, ed è pure milanese la solita culona. Scusa, è stato lui che... Guardali, guarda che cantico, Giacomo Leopardi, anche questa. Bella, senti, Leopardi, bella. Bergonzelli, Bergonzoni, toglimi una curiosità, ma tu sei veramente mediatore di calciatori o no? Non si vede, no, chi sono. Come io ho conosciuto Cristoforo Colombo, l'avvocato di Falcao. Ah, e quello è leggermente diverso, è più credibile. Lui veste più classico. E non è che tu invece di fare il commerciante di calciatori fai il commerciante di culi? No, per sapere così no, io me ne vado. Non ti preoccupare, Gigigno, ho le mani in pasta dappertutto. Vamos. La donzelletta viene dalla campagna e la chiappa si bagna. La rima baceta. Canà, vamos. Stavo recitando il passero solitario. Azzo. Non ce la faccio più. Mi sento sconocchiare gli aluci dei piedi. Tra poco siamo arrivati. Non c'ho mica più 20 anni io. Mi hai fatto fare 18 chilometri di spiaggia, ma guarda che raccolto di poesie. Ma che me ne frega me? Se te ne fregasse invece non ti accorgeresti di camminare. La donna ti aiuta a tenere in palla. Ah. Ti tiene in palla, eh? Dottor, mi manda Gigigno. Voi cercate a lui. Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio dei migranti. Papà è venuto a chi a fare fortuna. Ah, proprio. Diciamo che sta girando intorno alla fortuna, ecco. E l'altro mese? L'altro mese mamma è brasiliera, preta pura. Allora, se volete trovare Gigigno, mi deve andarmi il cruzeiros.
Ecco qua. Ci pensa Mille Cruzeiros. Avanti. A testa. A testa? Claro. Claro, no? Claro, 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 sì. Ma tu sei sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Agora voi dovete andare al suo scrittore a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarci, scusa? Se mi date 5.000 cruzeiros, vi si porto io. A testa? Sì, claro. Claro, no? Claro, claro. È claro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante e né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Claro. Andiamo, va. Uè, Jan! E non gridare, claro? Ah. Oh. Certo che questo tuo amico ci avrà le mani in pasta dappertutto, ma puntualità zero, Dunque, e questo è il suo scrittorio? Il suo scrittorio è tutto rio. Un dia praia, un dia maracanà, un dia coccovado. Senti, coccovado, com'è che adesso improvvisamente parli brasiliano tu? Perché su mezzo migrante è mezzo brasiliano. È mezzo e mezzo, sì. Metà. Un servizio! Un servizio! Lo stai facendo tu un servizio a me, non c'ho spiccio, come si fa? Brigate! Brigate ma freghetto! Che dici? Ma no, questo più che un tram sembra un po' una discoteca, mosso! Ti presento le mie sgaroccinas! Guardi che spalle! Mira! Sono todos laureadas! Oh, questa è una bella università, Le prenderei in esame io! Ti presento il signor Canà! Molto presente! E adesso che si fa? Vamos! Vamos. Qua si dice sempre vamos, ma dove vamos? Vamos a travagliar! A traballar! E per traballar qua si traballa molto! Chi ha rappresentato il campionario do Brasil 82? Todos che non sono venuti in Italia io posso contattare. Sono todos meus amigos. Este è Socrates, grande giocatore, dottor. E mio fratello De Lecce. De Lecce? Lecce. De Lecce. Ma non è brasiliano Socrates. Lecce è Puglia. Lecce, latte, Puglia. Latte. Ah, là già hai fatto il Lecce e latte. Ho preso il latte dalla stessa paglia. Come si fa a ritracciare questo tuo fratello di Lecce? È molto occupato, perché è dottore ospedale a San Paolo. Difficile che venga qui a Rio, Sì. Beh, ma allora si può contattare il grande Seder. Seder. Seder, mio fratello De Lecce. Ah, De Lecce. Pure questo è di Lecce. Sì, ma è molto occupato, no? Disponibile, non sta in Rio. E tutti occupati stanno. Poi dice che c'è la disoccupazione. È molto occupato. Amico di sua prima. La prima? E chi è la prima? Sua cugina. Ah. Insomma, in poche parole non c'è niente da comprare. Momentigno. Posso contattare il maggior giocatore del mondo, il più grande giocatore del Brasil. Do Brasil. Il grande junior si può comprare. Magari. Fuori classe questo Junior, guarda che bicipiti, che coscia che c'è. Bellissime. Chissà quanto costa, ammettendo che è in vendita? Sì, è in vendita. Gigino lo potrebbe portare in Italia quando vuole. Sì. Perché lui è Junior, sono. Sono fratelli di Lecce. Ma quante mammelle c'aveva la mamma di questo Gigino? Tutti fratelli di Lecce erano. C'era la centrale del Lecce. Che fa di mestiere questo Gigino? Ma lui affari, mediazioni, è uno che ha le mani in pasta dappertutto. Sì. Adesso infatti non è venuto perché sta trattando una grossa vendita, capito? Guaranà limão, succo d'arancia, guaranà limão! Pablo, disculpe, tengo mi moglie molto malata, devo ir subito. Ma se voi non è casato? Mi sono casato ieri. Se si potesse avere un'opzione di questo Junior, magari. Si scolpe! Oggi
grande sete. Sete di nero, di affari. Sì. Si vende, si compra. A proposito, si vende e compra. Stavo pensando se si potesse avere un chiosco questo giugno. Ma chi è Rio e Maracanã? Io tengo tutto in mano. Ma ribasta, tutto in mano. Io vorrei avere tutto in mano. Ma occorre placca, muy dinero, muy. Ma quando placca ci vuole? Quando dinero? Dinero. 20. 15. 10 milioni. 10 milioni. Porca, 10 milioni di un serio, si vado subito a telefonare, vado. Lo dico a mia moglie che chiama Borlotti, presidente. Questo è l'affare del secolo. Ah, sì. Borlotti, se glielo dici, si dà in cambio anche sua moglie. Che me ne frega della moglie, voglio Junior. Che sono io, la signora. Ora vado a vedere se vedo questo qua, Junior. Se vedo buscare. Sì. Vengo anch'io così vedo se vedo buscare al telefono la mia moglie. Zigno! Giocatori. A onde vai? Sono dois amigos italianos. Dos. Italianos, Zico, Cereso, Falcao, Pruzzos. Okay. Gostaria di conoscere i giocatori do Flamengo? Pode entrar. Pode entrar. Mister. Junior. Momentito, vado io. Allez, Flamengo! Tengo dos amigos italianos. Ti gustaría avere tua firma? Claro, non mai ho. Ok. Vai a telefonare a Dallo Notizio d'Italia. Giuro! Noci. Tutto bene? Io chiedo... aspetta. Excuse me. Fa parlare... Falar. Io chiedo di falar. A Italia. Ah, Italia. Con la mia mujer, Maracanã. Ma você está al Maracanã e quiere falar con Maracanã a Italia? Sì, je supponevo che c'è... ma come spiegare a você? Prima di sposarla, mia mujer, quando era signorita, si chiamava Mara la Grasta. Después, sposat con Mick, no? Poi sposato, ha preso il mio cognome, come... si chiama Maracanã, non stadio. Maracanã, nome e cognome, capito adesso? Me disculpo, ma non comprendo. Lo so, me disculpo, io mezz'ora che mi disculpo. Mica mi ha ammazzato qualcuno, signorita, perché mi devo sempre disculpare? La... come... io voglio il telefono. Canale, abbiamo pagato! Calma. Ha beccato il Lucio! Altro che Ina, è un Lucio quello lì. Giugno! Adesso qua ci mettiamo sopra macchina, opzione 48 ore, 10 milioni! Sì, poi metà per uno! 5 a testa! Come ai vecchi tempi! Are! Allora, a chi Rio de Janeiro, Italia? Mara! Ah, finalmente! Sì! Adesso ti devo dire una cosa importantissima, ascoltami bene, eh? E adesso vado depressa. È fatta? Madonna, Benedetta! Adesso ti do la notizia. Abbiamo opzionato Junior. Ma come? Se tutti i giornali hanno scritto oggi che l'hanno venduto al Torino. Veramente? Va bene. Ci sentiamo semmai più tardi. Ciao. Ma allora sei un disgraziato delinquente, tu e quell'altro farabutto del tuo amico. Perché mi stai prendendo in giro a me? Io ho finito di parlare adesso con mia moglie. Ma come tutti i giornali italiani riportano che Giulio l'ha comprato in Torino. Mi viene a far pure così con la mano. Sì, infatti ho fatto così, vero? Sì. Voleva dire Vinicio. Purtroppo neanche Vinicio è riuscito. Junior è nos! Ha detto de nos, vabbè, sentito anch'io. Nos non ha firmato Junior, perché non ha firmato l'opzione. Ah, ero appunto venuto a dire a você. Sì. Non è problema, tengo altro su Lussao, altro fratello de Lecce. Ma sì, è inutile piangere su Lecce Versao. Senti, qual è la cugina di Eder? La terza della Derecha e la prima di Eder. Ah, la terza della Derecha e la prima di... Ma la terza o la prima? La prima che è la cugina, la seconda. Ah, la seconda è la cugina, la prima non... La prima vuol dire cugina ed è dietro la quinta. Ah, quindi questa non c'è.
è dietro la quinta. Ma che dietro la quinta non c'è? Dietro la quinta là. Ah, la quinta persona. La bella quarta e subito dopo c'è la sesta. Sì. La prima, che è la cugina, è la sesta. Cioè la prima è la terza e la quinta persona che dice lui la prima. No, perché è mia zia, se no sarebbe cugina. Porto una bella quinta, ma è la prima. Senti, a me di qua zio, me ne frega niente. Vuole sapere questa cazzo di cugina di zio? Non è vero. Quasi la terza. Tutte dei bei numeri che tu maroncana. Questa è la prima idea. A est? Est. È buono veramente. Oi, vamos andar? Sì, sì. Va, va. Tu sei la cugina di Eder. Non capisco nada, parla mai sporci. Tu sei la cugina di Eder, il giocatore di pallone? Sì, ma ora sta in Belo Horizonte. Beh, anch'io vedo un bello orizzonte. Anzi, due. Por favor, posso avere un giornale? Addio, addio. Addio, addio. Você gosta? Che hai detto? Dimmi se você gosta. Io ho sentito una cosa strana, ma tu sei uomo o sei donna? Ah, che ci importa? Uomo e mulher è sempre lo mismo. No, 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 che va ferretto, mismo a me, non mi piace, ho mismo, quale mismo? Canà! Che c'è? Fica chi? Ma che fica chi? Quello è ho mismo, è mezzo e mezzo, c'ha il... Guarda, este notizia è molto importante. Socrates viene a Chierrio per fare il seminario di medicina molto importante. Ah. Viene a chi a magnà? Vieni 4 giorni a mangiare? Un'altra volta. No, mi piace. Adesso ci vorrebbe un'idea per farvi incontrare. Che passa? Appendicite perforata! Bisogna operare subito, se no muore! Caso d'urgenza! È grave! Seconda andata! Seconda andata! Seconda andata! Calma! Guarda, una seconda andata! Ci sloca ambulanza, vai! Dove cazzo vai? Disloco, disloco ambulanza! Disloco, disloco! Vai rapido! È l'unico che parla brasiliano! Cirurgia! Mi sta seguendo un caso gravissimo! Appendicite perforata! Devo provare immediato! Dove siamo andati adesso? Non si agiti, rapido, sarà finito tutto. No, io mi preoccupo. No, lui sta con me. Che... Allora, guardi, adesso le dico la verità. Io sono stato come un pesce, non c'ho niente. Siamo venuti a lui dall'Italia per prendere il soldi del giocatore. Via, via! Siccome fa il medico che ce l'ha là. E allora io sono venuto solo per una vista, ma non è che io, signori, sta in buona salute. Ma non si preoccupi. Vieni a chi fuori. Ma l'avete portato. Oddio. Pulsação 150. Io sto bene, sono agitato, sono sudato, sto bene. Operiamo immediatamente. Operiamo al professor Socrates. Socrates? Sì. Ah, è Socrates. È Socrate. Ma non è Socrates il giocatore di football? Io medico. Anche quello è medico. No, mismo nome, ma lui medico. Io medico gastrico, è molto importante, lui medico ortopedico. No, permette? Sì. Socrates Abelardo Torres de Nascimento. Anche quello c'ha un nome lungo il giocatore. Senta, professore, adesso che abbiamo assodato che io non c'entro niente, mandatemi in Italia, per cortesia, su. Italiano? Italiano. San Paolo. San Severo, provincia di Foggia. Io odio tutti gli italiani. E perché? Non piace che porta via tutto il giocatore professionista del Brasile per Italia. Delinquente! Ma io che c'entro? Come si dice in Italia? Vaffanculo a te, Mammeta e Socrates. Oh, bravo! Oh, bravo! Che faccio vedere? Pezzo di ferri! Se non mi mettete su un aereo per l'Italia entro stasera, io vi denuncio alle autorità brasiliane, capito? Ma guarda che l'appendice prima o poi la dovevi togliere. Guarda che schifo. Ma me lo metto su comodino per ricordi. Che me ne frega a me dell'appendicite? Che devo venire in Brasile per farmi operare. Buono, ti si rompono i punti.
Almeno avessi visto in faccia Socrates vero. Ma che quella è un'altra persona. Quando io ho detto chi è Socrates, è tutta la banda, ha detto italiano, un sacco di parolacce, ma detto. Chissà che va combinato a me. E vabbè, il giorno che ti sei operato, lui è partito. È a Firenze, è andato là e tu ti sei operato. Ah, sì che lui adesso sta a Firenze a parlare con Picchio De Sisti. E io sono venuto qua in Brasile, dove tutti vengono, o per le donne, o per i giocatori. Io sono venuto a farmi fare l'appendicite. Hai capito com'è? Io a uno lo devo sputare in bacio, se no con chi mi sfogo? Anzi, scusa. Tu! Ah, sono più soddisfatto adesso. Senti, ma perché hai fatto così? Mi sono sputato in bacio da solo. Uno che ha 48 anni viene a Ria per farsi fare l'appendicite, vuoi che non ti sputi in bacio da solo? Taxi! Oh, Piero! A oggi famos? Aeroporto, por favor. No, no, al Maracanã. Come a Maracanã? Gigino ha trovato un ragazzo di colore che gioca meglio di Pelé, eh? Ma dai, che è stata una fesseria. Sali, su, dai. Sì. E allora se io dovevo comprare due giocatori, che mi facevate? Amputare tutte e due le gambe? Vabbè, adesso prendersela tanto è stato uno scherzo, un gioco. E poi il taglio non è grande, è appena un graffiettino. Guarda che se mi si scucciano gli 8 punti, io te ne faccio mettere 10 a te, ma da un'altra parte, no? Allora, caro Bergonzelli. Bergondoni. È cominciata la partita. No. Chi è? Signor Canà! Gigino! E sto a chi? E sta lì. Chi che subire? Ancora devo subire, una settimana che subisco. No, sempre. Subire, salire. E allora diciamo salimos. Salimos. Maledetto. Andrea, hola. Hola. Signor Canà. Adesso vai, ho capito Canà. Dove c'ha le mani in basta questo. Dentro la monnaccia c'ha le mani in basta tu, eh? Oh, che dice? È una legge di football in Brasil. Eh? A chi ogni giorno todos pulir Maracanã? Pure lo presidente. Ma magari c'era questa legge in Italia. Io già me lo vedo il presidente Agnellos che pulisce tutto lo stadio di Torino. Bella questa. Canà, tengo una notizia molto importante. Mi fate operare il testicolo di Maradona? Perché voi siete capaci di questa? No, le voglio mostrare il miglior giocatore del Brasil. Un autentico Pelé in erba che ho scoperto io. Bravissimo. Che ne dice? Che non mi tirate per le braccia, che mi avete preso per un bambino? Se io potessi sfogarmi con voi senza pericolo di andare in galera. Ma ferita! Oddio, è una bestia! Canà, vamos! Che forza quest'uomo! Madonna, benedette coccovedo, come mi brucia! Mira, Canà! Mira, Canà! Mira, Canà! Mira! Mira, Canà! Oh, mi state rincoglionendo, lo so che sto al Maracanã, perché mi gridate nell'orecchia? No, mira Maracanã, mira Canà, mirar, guardar, guarda. Mira. Ah, mira vuol dire guardare. Allora di mira, virgola, Canà, e io guardo. Sto mirando, allora. Mira Canà, allì è stato Pelé, tua perla negra. Sì. E già, siccome non c'è Socrates, adesso c'è Aristoteles. Prendiamo tutto con filosofia. Ma... Dagli di tacca, dagli di punta! Oggi vuol partire, va a partire. No, oggi vuol dire dove? Dove? In Italia, t'ho detto. Il paese dei poeti, dei santi, dei navigatori, dei cacciatori stranieri. Bello, figlio mio. Ecco qua. Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh. Voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lido, ma ha usato la zona lenta. Il famoso Ericsson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La B ero. La,
Abiro. Quindi uso l'abiro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecot. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizzona! Stiamo attenti! In che consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Buongiorno, Canà! Comodi! Buon lavoro! Salve, buongiorno! Tutto coincide alla perfezione, eh? Sperone, io sto parlando, per cortesia, l'abbiamo visto, il presidente e la presidentessa. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano. E così viceversa. Allora la gente pensa, che c'ha 5 giocatori in più? Invece no. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Croce no, vero Grazieri? Porta male. Ciao. Tutto bene? Forza ragazzi, ora. Una domanda, prego. Per cortesia, sempre lei, sempre davanti sta. Canà, un momentino, prego. Sto parlando con Pruzzo. Sì, sì, ma allora, mister, come primo impegno, l'ex squadra di Lido non ha paura di affrontare lo Spagna? Perché dovrei aver paura? È una squadra, la mia, la Longobarda, che non ha niente da temere e può fare un ottimo campionato. E che tattica adopererete? Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la bizzona. E che cosa sarebbe la bizzona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B zona, sta per bis zona, cioè due volte zona. Come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Africano in maleducato. Guardi che la palla ce l'hanno gli avversari. E a posto io sto gridando, lasciatela quella palla, così poi li sentono così e la lasciano. È una guerra psicologica la nostra. Di cabale il Negretto, eh? Io preferisco Speroni. Sella, vai a mandare l'attacco, vai, all'attacco! Mauro Alzo, Sella è il portiere! Dove stai andando? Che vai in porta? Tutta la lettera prendono. La destra, maledetta. Cavallo, che quelli stanno sempre insieme in compotere il cervello. Cavallo, sempre nei ruoli sbagliati stai. Cavallo? Cambia, cavallo. Che l'erba cresce. Ma in cortesia, non interferire nei cavoli miei, che mi fai perdere il filo. Ah. Punizione. Alle foglie morte. Roma 0, Longobarda 1. Oh, fantastico! Così col premio partita mi posso pagare l'interior director per rendere più bella la casa. Ed io posso comprarmi tanti nuovi vestiti. Con il risultato di Roma 5, Longobarda 1. Che se, abbiamo fatto cintina, eh? Odoacre, fa lo spiritoso, eh? Guarda che io so tutto di te, vita e miracolo, di notte e di giorno. Ho fatto arrossire, mister. Che disgraziato. Mister, questi 5 chilogli li hanno un po' dimagrito, eh? Non ti preoccupare che fra una decina d'anni ti vedo anche a te al posto mio. Già i capelli li stai perdendo. Sempre così, mister. Ciao. Ciao, mister. Bombe. Anche tu mi fai questi gesti, da te non me l'aspettavo. Tu mi dai una botta al cuore, degli altri non me ne frega niente. Ma che tu mi vieni a fare ciao mister, no. Io t'ho visto ragazza a te, t'ho visto nascere, eri pulcino nella mia squadra, facevi ancora pio pio. Ancora. Ancora. Ma tu dimmi un po', dimmi. Canà,
Un'altra volta. Come Nito non c'è proprio male. Roma Longobarda 5-1. Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo. Ma il primo gol l'avete fatto voi. Appunto, a freddo, perché noi eravamo freddi. Questi erano caldi e ingazzati, quelli della Roma, e giustamente si sono sfoghetti, specialmente il bomber continuava a segnare, Ciccio, tutti hanno segnato. Ma pazienza. Comunque, prometto ai miei tifosi un campionato tranquillo. Mi dica pure. Permette? Prego. Lei ieri ci ha fatto prendere 4 pappine. Sia gentile. Bravo! 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 Lei ieri ci ha fatto prendere 4 pappine. Sia gentile. Ma scusi un attimo fa, mi ha detto le stesse parole, ma lei già ha permesso di mettere il pomodoro in bacio alla gente? Sì, perché? Ah, siete due... Camionare fiore! Voi volete la mia pelle? Che c'è qua dietro? Mara? Mara? Sì, figura. Oh! Oh! Mara! Eccomi! Chi è il cameriere qua? Scusami, amore, lo stiamo cambiando. Ne ho trovato uno divino, elettrizzante. No, neanche questo è elettrizzante. Ho preso la corrente. Ma che divertenti queste scritte così punk, postmodern. E poi vanno di moda i murales. Sarà felice il nostro architetto, né? Ah, deve vedere come sarà felice il nostro amministratore, né? Tutti i danni li pago io, né? Cammina dentro. Che è sta roba qua? La sbocchiamo un'altra volta. Ho rinnovato tutto, amore. Piatti, piattini, pentole, pentolini. E poi c'è una sorpresa per te. È arrivata mamma. In mezzo sorpresa? Sì. Alonso! Sì, mamma! Ecco. Oh, mio caro! Ah. Hai perso anche oggi? Ah, non guarda, ti prego, mio caro! No, non me lo dire, no, non me lo dire! Ti ho detto no, non me lo dire! E fossi io, l'allenatore! Ah, comunque, una cosa è certa, vero? Adesso io resterò qua e saprò io consigliarvi per il meglio! Sei contento? Da morire, mamma! Mamma, l'allenatore sono io, per cortesia lasciatemi fare, eh! Fai! Continua a mandare a Romengo la squadra, già! In 7 partite hai racimolato solamente 3 puniti! E tutti in casa! Stai pensando qualche cosa? Sì. E dilla. Posso dire? Avanti, dilla. Mamma, voi mi avete... Chi c'è? Mamma, andiamo! Io è molto nervoso! Stiamo suonando Rachmaninoff, papà. E non potete fare un Rachmaninoff più lento, che io ho già la cap che mi scoppia. Basta, no? È quello? Che ci fa questo qua? È Cabrini. Lo so che è bell'Antonio, lo so. Me l'ha regalato lui. La Juvedino? Sì, perché... Me lo immaginavo io, tipica faccia bianca da intellettuale, barba nera, per forza. Per cortesia, vado a suonare a casa di Trapattoni a fare il concerto di Rachmaninoff. Ma papà... Ah. Fuori! Sei tu che hai voluto Canà, è uno con le palle, dicevi. No, guarda qui cosa scriverà domani il Ceretti sulla Gazzetta. Ma il Ceretti non è mai stato tenero con Canà, vero? Io ce l'ho solo con gli incompetenti. E lasciamolo lavorare in pace. Diamogli il tempo di trovare l'amalgama. Adesso lasciatemi solo che devo parlare con lui. Amalgama, No, no, signor Presidente, io ho sentito quasi tutto quello che hanno detto. Volete le mie dimissioni? Do le mie dimissioni. Stia calmo, Canà, stia calmo! Non cominciamo con questo stia calmo, signor Presidente, mettiamo i puntini sugli i, io devo parlare. Io ci avevo chiesto la panchina lunga a lei, si ricorda? E mi ha detto, sì, sì, avrà tutto quello che vuoi. Mi ha dato 4 riserve, 4 giocatori che hanno la media di 34-35 anni. E sono tutti in attesa di prima occupazione svincolata, che manca la Serie C li vuole, e 2 hanno pure le vene varicose. Aristotele scadeccia la Saudace per la data del Brasile.
Speroni che io la volevo vendere, no signore, quella è la nostra bandiera, Speroni, ci andrà avanti sfondamento. Sfondamento? Sempre tutto il giorno, capisce? Lo sa che hai ragione. Me ne sono accorto anch'io. Non sta in piedi, c'ha le gambe molli. Quello lì deve avere trovato una donna ninfomane sanguisuga. Cana, lei è il suo allenatore, glielo impedisca. Proprio a me lei mi viene a chiedere questa cosa. Ah sì, perché? Perché? Perché a chi lo deve dire? A me che sono allenatore, no? Giustamente, mica... c'ha ragione. Cana, tagliamo la testa al toro. Le rinnovo la fiducia. Porti la squadra in ritiro, servirà a ritrovare la forma. Andiamo? Funerelli, si va? Ricordatevi che questo albergo vi deve rimanere impresso nel cervello a tutti quanti, come un fotogramma fisso. Qua o ricominciamo a vincere o vi dimenticate le vostre mogli, le vostre fidanzate, attricette, sgallettate varie, chiaro? Allora facciamo gli accoppiamenti. Chi dorme con Aristoteles? Magrini? Mi dispiace, mister, io sono già d'accordo con Meloni. Russiamo tutte e due. Russano tutte e due, se non sai che musica brasiliana, tu va bene, buonanotte. Ecco. Peroni? No, anch'io ho già il compagno, da meglio. Dormiamo con la luce accesa, la notte abbiamo paura. Eh già, perché i ragazzini ci hanno paura. Dovesse arrivare qualche bestia rara, qualche dama bianca, ma tanto qua non arrivano le dame bianche, spero. Sella? No, mi spiace, mister. Io non ti ho detto niente, solamente tu, Sella, come al solito dormi con Cavallo. Un accoppiamento già fatto. Va bene, non vi interrogo più. Dormo io con Aristoteles. Mister. Che c'è? I miei compagni mi odiano. Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene, Ari. Nessuno ha voluto dormire conmigo. Io preto. Io negro. No, ma perché queste fissazioni sempre di razzismo? Su, hai visto che sono tutti dei ragazzi scemi, ognuno c'ha i suoi vizietti, quello russa, quello anche i fagioli si mangiano pure in Italia, sai, non ti credere. Beh, dormi dai, che domani ti devi svegliare presto, su, ti prego, buonanotte. Mister. Un'altra volta. Che c'è? Io non posso dormire. Io non sto bene qui in Italia. Nessuno ama Aristoteles qui. C'è una miseria. Ascolta sta storia. Dai, non vale così, Aristoteles, ti prego. Sembri un bambino, sembri. Su, dai, non piangere. Per cortesia, Aristoteles... Aristoteles vuole tornare a Brasile. Là sta mia famiglia. Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno. Mio nonno mi voleva molto bene. Sì. Mi cantava sempre una canzone brasiliana per farmi dormire. Vabbè, se per questo la canto anch'io una canzone brasiliana. Vuoi che te la canto? Davvero? Adesso te la canto, non ti preoccupare. Io ho imparato subito il meccanismo. Vero? Bravo. Brasil, la nostalgia do Brasil, Brasil sta lì, l'Italia qui. Ari, Ari, Aristoteles adesso dorme a chi? Ari, Ari, sognar, sognar, e speriamo che domenica vuoi segnar. Maga, 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 chico, chico, canos, canos. La Samp la vedo molto male oggi, eh? Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisantemi. Ti ho comprati i primi di novembre. Per cortesia cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la panchina tutta la vita. Ah!
Ma che? Niente, piove. Si ha segnato. No, ha segnato Aristoteles. Mister! Mister! Ho brigato! A sorpresa della giornata è la vittoria della matricola longobarda contro la Sampdoria di Bersellini. Fantastico, Ronzo! Presidente Borlotti, a cosa attribuisce la grande rimonta della Longobarda alla sua prima apparizione in Serie A? Il successo della Longobarda è frutto inequivocabilmente. Senza dubbio, diciamo. Senza fallo dubbio. Dell'opera dell'allenatore Oronzo Canà e di una indovinata campagna di acquisti. Signor Canà, lei allena per la prima volta una squadra di Serie A. I soliti maligni sostengono che lei segue fedelmente le teorie di Lidl. Lo guarda quasi come un oracolo, è vero? Non esageriamo adesso. Indubbiamente è un grande uomo che ha dato molto e sta dando molto al calcio italiano. Però tecnicamente diciamo che si può trovare di meglio oggi in Italia. Vuol dire allora che lei si ritiene superiore a Lidl? Ormai, voglio dire, sono gli sportivi che parlano. La cosa è la palissiena. Che la zona di Lidl contro la mia B-zona, ormai famosissima, è come dire, come fare una gara, per fare un esempio stupido, con un tram a cavalli e un Jaguar, ecco. Scusa, tu hai parlato di Jaguar, io adesso non voglio fare l'amico del Jaguar, ma non ti sembra di esserti allargato un pochino, anche considerando il fatto che domenica la tua squadra avrà un compito durissimo? Che 11 giocatori sono loro, 11 siamo noi, con una piccola differenza, che i miei momentaneamente corrono di più. Senta, Canà, sì. Ormai siamo in inverno. Non pensa che i campi pesanti, bagnati, innevati, presenteranno dei problemi un po' pesanti per le zampine vellutate dei giocolieri brasiliani? E che significa? Se Zico ha giocato con i guanti, il mio Aristoteles giocherà col cappotto. Non è questo il discorso. Perché Aristoteles ormai è la Longobarda, e la Longobarda è Aristoteles. Cosa ne pensa, Presidente, di quel che dice il vate della Daunia? Vate della Daunia è Aristoteles e Aristoteles è la Longobarda. Bravo Ciccino, prendi e porta a casa. Perciò per Biscaro del tuo marito non si conta nulla. Ma guarda che è proprio un gran cornuto, sai. Se lo dici tu. Però adesso ti faccio vedere io cosa ti organizza lo Speroni. Pensaci dopo, qui adesso ci sono ancora io. Folla delle grandi occasioni a San Siro per l'incontro più importante della giornata. Il Milan di Lidl contro la sorprendente Longobarda di Oronzo Canà. Ecco mister, sta per cominciare la partita. Lidl mi ha detto che si accontenta di un pareggio, lei? Per me, con tutto l'affetto e l'ammirazione che ho verso il barone, sono spacciati. Ecco, un tecnico furbo e preparato come lei, quale mosse tattiche ha previsto per questo difficilissimo match? Stanotte non ho chiuso occhio, guardi, lei conosce che io quando comincio con le tattiche dura una nottata a me. Insomma, in poche parole, io ho bloccato le fasce laterali e ho chiuso la cabina di regia. Non mi faccia dire altro, Galeazzi, arrivederci. È appena cominciata e la Longobarda si è portata decisamente all'attacco. Ecco Aristoteles in possesso di palla, salta un avversario.
Passa a Speroni. Aristoteles è libero, è smarcato, attende il passaggio. Ma inspiegabilmente Speroni, invece di passare al suo compagno libero, calcia malamente fuori. Speroni, porca puttana, io ti sostituisco! Piovono ortaggi sulla testa di Oronzo Canà, che si abbandona al suo tipico show folcloristico. Ma la partita si sta deteriorando! Per cortesia, si accomodi in panchina, non faccia ridere. Va bene, lo lasciamo qua. Mister, vuole un massaggio. Non vuole niente, sedetevi! Aristotele è a terra, dopo un incredibile scontro con un compagno di squadra. Mi sembra Speroni. Nel secondo tempo il Milan di Lidl ha dilagato, è andato in gol due volte con Hartley ed una con Wilkins. Alla fine il risultato è stato Milan 7, Longobarda 0. Canà. Canà. 7-0 e 7-0. Indubbiamente oggi la mia squadra non c'era, mancava di collegamenti. In settimana cercheremo di scoprire i motivi. Arrivederci. Ciao Canà. Grazie Canà. Ed ecco al nostro microfono l'artefice di questo collettivo meraviglioso, Nils Lidholm. Qual è il suo pensiero? Sì, è stata una partita difficile perché la Longobarda, che è ben allenata, si è impegnata molto. E naturalmente uscita con Dia Aristoteles si è agevolato molto e loro moralmente hanno avuto delle difficoltà. Moralmente, ti conosco Barone, moralmente. Boh, avanti. Amore? Sì. Spegniamo la luce. Spegniamo la luce, spegniamo la luce. Spegniamo la luce. Che miseria, ma lo fanno apposta. Lo fanno. Sì. Ah. Come? Ecco, lo sapevo. Ma dove? Dove stai adesso? Non ti muovere, non ti muovere dalla stazione, aspettami al bar, fra 5 minuti sto lì. Panini arrangiate, chinotti, cestino, viaggio, giornali, che due maroni! Sempre a lamentarti, ma non sei mai contento. Sì, non sono mai contento, almeno in Brasile vendevo le bibite al Maracanã e non in questa stazione di merda. Ma grazie a Dio che ti ho portato in Italia, che ti ho dato un avvenire. Sì, scusi, mi dà un cestino, per favore. Un cestino? Dai, sì. Un cestino, quello. Un sedo, il cestino. Quello lì, cestino da viaggio, 8.000. Questo? Quello, dai. Vai. Disgraziato! Togliti il cappello. Fammi vedere le corna! Vieni qua! Scusi, questo è il treno per Milano. Milano. Ari! Ari! Oh! Ma è qua! Ari! Apri per cortesia, Aristoteles! Che vuoi fare, Ari? Dove vai? Vado a Milano, prendo il primo aereo per Rio. Ma che Rio? Ma perché fai questo a me? Che ti ho fatto di male io? Tu mi vuoi rovinare a me? Tu sei la mia unica speranza. No, troppo triste. Sempre da solo, nessuno vuole bene Aristoteles. Come nessuno vuole bene ad Aristoteles? Io ti voglio bene a te. Io ti voglio bene a te, hai capito? Tu sei la... tu devi stare sempre con me. Perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare. Gras. Pelato, brut, che schifo, culatone. Arrivo stessi, tu a me. Ma non è Canà. Che? A Canà. L'allenatore della Longobarda! L'allenatore! Arrivo! Arrivo!
No, mangiamo, vuol dire domani. E domani mangiamo, che lo mangiamo domani. Eccomi. Prego. Salve, canà. Ciao. Buongiorno. Ah. Che buon profumino, che odorao. Eh sì, sono spaghetti alla matriciao. Li fa mia moglie, che è piemontese, è di Alba. Ed è nata al tramonto. Ah, buongiorno, come sta, signor Berganzoni? Prego, vi faccia strada. Bravo. Anche lei, signor Gigigno, sente molto la saudade? Voi siete un po' di fame. Sentite molto il calore l'aperitavo. Del Capocabana. E le città del nord sono molto frie e fredde. Ma che bella casa, come si vede che c'è la mano della signora, E donna bella fa la casa bella. Ah, lei mi vuol far diventare rossa? Prego, accomodatevi. No, è la verità, onore alla bellezza. Lei ha mai partecipato a qualche concorso? Sì, alle Bosch telecomunicazioni, ma non l'hanno presa perché non era raccomandata. Posso tenere come il gazzone raccomandato, mi è venuta adesso. Tante volte mi vengono. Ridere. Il proletto è proletto. Inappetente il suo amico, Adesso è un periodo che è così, una volta invece mangiava. Cerca di sforzarti, Gigino, mangia qualcosa. Ancora, caro Bergonzoni? Ma certo, mi chiamano l'insaziabile. Le piacciono? Ho capito. Secondo prendiamo un mangiare di là. Sfacciato, tieni tesoro. Io ancora un po'. Dallari. Ne vuoi ancora un po', Aristoteles? No, mal di testa. Che dolore! Mezzo soprano, no, tutta scema. Shagara, shaga, shagara. Shagara, 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 shagara. Come sei bravo. Ma perché sei così triste? Penso al mio paese. Ma non sono triste agora. Così va meglio. Non devi essere triste perché questo ora è il tuo paese. Allora, come va, ragazzi? Meglio? Sì, sì. Domenica c'è la Juve. Beh. Mi dispiace, mister, di non poter giocare con questa gamba. Non ti preoccupare, andrà bene lo stesso. Vigiamo lo stesso, me lo sento. Avremo Afrodite dalla nostra parte. Sì, la dea dell'amore. Così si fanno quattro gnocchi, ma metti che scoppia un'orgia in campo, le donne ce le facciamo noi. Ignorante bolognese, parlo del satellite meteorologico. A Torino sarà una giornata caldissima. Quelli vengono dalla partita di Coppa in Svezia e si ammosceranno come neve al sole. Troppa nebbia, non ci si vede un tubo. Non converrebbe chiedere la sospensione della partita. Ma non lo fa apposta, spero. Ma come un'occasione così non ci capiterà mai più nella vita. Vai in campo, sbrigati e segna piuttosto. 1-0 sospende la partita. Questo è proprio scemo, Speroni. Non può essere, infatti non è. Questa è la Juventus che insegna, Platini scommi. Arbitro, mi scusi, non è per interferire al suo lavoro, però Paolo Rossi era fuori gioco, io l'ho visto che stando nella... Scusi. 1-1 con la Juventus è un'occasione che non arriverà mai più, 1-1 con la Juventus. 2-0. Ma perché anche il gol di prima della Juventus? E chi ha segnato? Platini. Perché non parlate? Perché non parlate? Trapattori fischia. Anch'io so fischiare, va bene? Ecco. Se porta bene, fischiamo tutti. Oh, monsieur Platini. Excusez-moi, monsieur Platini. Je suis au Rosso Canal, allenatore della Langobarda. Allora, je la ne piace, je ne vu rien. Merde. Che ha detto Platini? Se mi ha detto me. Ha detto, metti un altro in banchina, non monsieur Grisandemi che c'è la fascia da cimitero, ti compri? Rigore su Platini! Come rigore? Su Platini? Allora l'arbitro lo fa a posto! Sei un cornutaccio, arbitro! Sei un cornutaccio! Vada fuori, si accomodi fuori. Non è che volevo fare proprio un'offesa a... Vada fuori. Vado fuori. Ma accomodo fuori, vado fuori. Le ho detto si accomodi. Thank you.
Questa è stata data anche con Puccini. Se fosse stato per me l'avrei lasciato in mano ai tifosi, sa? Lei ha rovinato una squadra. Ha perso anche con la squadra di Gangheri. Si vergogni! Mister, mi dispiace ma io non mi sento di giocare domingo. Come sarebbe a dire? Ma allora tu mi vuoi rovinare! Tu mi vuoi rovinare a me e alla mia famiglia! Non fare così! Tutti gli altri giocatori mi odiano. Io mi sento un estraneo. Tocco un saudade. Ma chi è questo fatto che ti senti estraneo e te la saudade? Solo tu ce l'hai questa saudade in Italia! Io non conoscerò nessuno! Né Socrates, né Giulio, né Battista, né Cereso, né Falcao! Falcao! Falcao, come cazzo si dice? Solo tu ce l'hai questa saudade! È di tristezza! Canà, come pensa di uscire dal tunnel della crisi? Nessuna crisi, domenica risorgeremo. Lo scriva a caratteri grossi e lo vada a scrivere al giornale, per cortesia. Che cacachezzi che è questo? Ma domenica c'è Zico! Non si preoccupi, Zico è già sotto controllo. Caro Arturo Antunes Coimbra Zico, tu non sai chi è Canà? Siamo sicuri che il metodo funziona? È infallibile! Fu così che l'Italia perse con l'Inghilterra. La guerra? Ma quale guerra? La partita che si fece a Torino nel maggio del 1948! Inghilterra-Italia! 4-0! Pensa se si verifica la stessa cosa adesso! Longobardo batte Udinese 4-0! Lui è per terra, Zico! Lui è per terra, stai sull'erba, tutta la testa delle prime pagine! Canà, Canà! Che è successo? Maledetta peggiera! Guardaci con gli occhi! Che fai, piangi? No, non è che... Guarda, in certi momenti veramente mi devi credere, rimbianco la Puglia. Senza lavoro, senza panchine, ma senza responsabilità. Troppo forte la Serie A per me. Beh, c'è il presidente che ti vuole bene, su. Presidente, sì, ma i dirigenti mi odiano. Quelli domenica sera si riuniscono, se perdono, e mi fanno fuori decisamente. Ma quante probabilità hai di vincere contro la Fiorentina? Ma quale vince? Magari la Madonna pareggiamo. Ma manco, quelli non li vedi come sono tutti alti. Sono tutti ai pezzi di bestioni. C'è Passarella, cose che c'hanno al posto delle caviglie, c'hanno il marmo, c'hanno. Che devi pareggiare? E provare a portare i ragazzi in ritiro? Dove? Bel posto, arioso. Giusto a Lourdes. Ecco, li porto a Lourdes, li butto tutti nell'acqua benedetta, perché un miracolo solamente mi può salvare a me. E andare a parlare tu direttamente con De Sisti? Avete giocato insieme, no? Abbiamo giocato insieme, ma lui era un bambino, stava nella primavera, io ero già nell'autunno allora. Che ci vado a dire? Caro Giancarlo, quello è un pezzo grosso adesso, capisci? Vado io? Sì. Poi che ti prepari il terreno? Ma tu e lui vi conoscete? Io e lui?
Io e lui siamo, guarda. It's ok, it's ok. For Unicef. Ok, bye bye. Un'altra partita per beneficenza. Allora, mi dicevi di questo canale, ma cosa vuole da me? Dunque, innanzitutto voleva salutarti, proprio perché ti vuole salutare. E poi ti doveva parlare di una partita, insomma, un po' particolare. Come si potrebbe... Un'altra partita per beneficenza, anche lui? Beneficenza... non proprio beneficenza, una cosa proprio molta... È meglio che te ne parli lui, eh? Te lo chiamo? Fallo entrare, eh. Vieni, Oron. Prego, accomodatevi. Io aspetto in anticamera, avrete tante cose da dirvi, eh? Ciao, Carlo. Allora, l'amica Andrea mi ha detto che volevi parlarmi di un'iniziativa benefica. Insomma, benefica. Beh, sì. Certo che tu sai sempre trovare le parole giuste al momento. Sei spiritoso. Scusami, Ronzo, veniamo al punto perché ho poco tempo, tu capirai. L'amico Andrea ti avrà accennato, insomma, sei d'accordo? Beh, certo che sono d'accordo, se si tratta di aiutare gli handicappati. Anche questo è giusto. Handicappati? Handicappati. Ma chiunque a mio posto lo farebbe. No, mica tutti sono uguali, sai, caro Picchio. E invece bisogna aiutare chi sta peggio di noi. Bravo, tu sei un uomo veramente. La società te ne sarà riconoscente. Ma tutti abbiamo degli obblighi verso la società. Lo so, ma ci sono società e società. Allora siamo d'accordo. Divideremo tutto 50-50. Come? 50%. Veramente? Ma allora siamo d'accordo su questo punto, Picchio? Ma certo, te l'ho detto. Per me è un punto d'onore. Ma per me è un punto d'oro, figlio mio. Sei troppo grande. Grazie, grazie di cuore. Io l'ho sempre detto a Coverciano, desisti, è il più grande allenatore del mondo. Ciao. Non... Pronto? È l'Unicef, vuoi sentire? No, 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 io me ne vado. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Pronto? Sì, sì, ho parlato proprio adesso con l'allenatore della Longobarda. Sì, per l'incontro di domenica. Divideremo l'incasso a metà. 50% a voi e 50% alle nostre due società. No, non mi ringrazi. Ringrazi piuttosto Canà. A Longobarda ripresenta in prima linea il brasiliano Aristoteles, ma la musica non cambia. 20° del primo tempo, è già sotto di 2 gol. E sono 3. E sono 3, e vorrà dire che pareggeremo 3-3, Crisante. Adesso lo cacceranno via, così io non vedrò più Aristoteles. La Fiorentina ha liquidato la Longobarda con un perentorio 5-0. Sentiamo il giudizio di Socrates. Ed ecco Ronzo Canà. Dunque Canà, dopo questa ennesima sconfitta la posizione della sua squadra si fa ancora più difficile, la salvezza è davvero lontana. Eh sì, perché questo 5-0 nei riguardi della Longobarda, secondo me, è assolutamente ingiustificato. Qui un pareggio era meglio per tutti, secondo me. In che senso? Nel senso che eravamo già da cosa nasce cosa, nel senso che uno... Vi resta comunque la soddisfazione di aver aiutato chi sta peggio di voi? E chi sta peggio di noi? Maffè, vuole sfottere? No, io intendevo parlare degli handicappati. Va bene, no, io non mi offendo, per carità, no. L'avevo detto anch'io come battuta, pensi. A questo punto siamo degli handicappati, lo accetto. Ecco appunto, ma forse non mi ha capito. Io parlavo del fatto che avete devoluto metà dell'incasso all'Unicef. Sì. Ecco perché giustamente io pensavo... quando io ho detto 50-50, allora è a questo lì che... Va bene, mi scusi. Ecco, in conclusione che ne? In conclusione, Picchio desisti. Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra. No, questa volta è lei che non ha ferretto. Io Picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io Picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro? Canà sempre imprevedibile. Ti stai facendo delle illusioni, Borlotti. Qui l'unica cosa da fare è mandare via Canà, è in fretta. Se no la piazza manderà via noi. È giusto. Sono d'accordo anch'io. E invece no. Canà ha tutta la mia fiducia, quindi Canà resta la guida della squadra. Ma sei te solo contro tutti noi. Sì, ma sono solo anche quando si tratta di cacciar fuori i soldi.
sta così triste, Michelina? Mancano solo due partite alla fine del campionato. Poi la Longobarda tornerà in Serie B e mio padre sarà cacciato via. Io non ci vai, tu e tua famiglia. Andremo dove mio padre troverà un altro lavoro. Se lo troverà. Con questo vuoi dire che non ci vediamo più? Sarà difficile. Chissà dove andremo a finire. Michelina, vamos ver che succede, hm? Siete nuovamente collegati con lo Stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio sta conducendo per 1-0 sulla Longobarda grazie ad un bel gol di Bruno Giordano. Mancano poco più di 10 minuti alla fine dell'incontro e tutto lascia credere che il risultato non cambierà. Peroni, Magrini, sulle poste, sulle poste! Ti prego, mister, fammi entrare, fammi giocare. No, 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 lascia stare, se giochi come l'ultima volta è meglio che non entri in campo, eh? Mi sento di giocare. Gioca bene, ti prego, mister. Gioca bene. Mister, mi preparo? No, no, che è già un funerale la partita, lascia perdere, che sei andato. Aristoteles, vai, vai, tanto peggio di così. Attenzione, la Longobarda si appresta ad effettuare la sua seconda sostituzione. Esce con il numero 7 Cavallo ed entra il numero 16 Aristoteles. E c'è bisogno di tutto questo entusiasmo, tutto questo calma. Ragazzi, ci dobbiamo far conoscere. Come dice il grande Nils Liedholm, self-calm. Calcio di punizione. Aristoteles si appresta al tiro. È praticamente lo stesso punto da dove trafisse la Roma all'inizio del campionato. Ma ecco che Speroni cerca di sorprendere tutti. Il tiro è fuori. Speroni, maledetto! Guarda che io... movimentato a quel pallone, che ce l'ha? Aristoteles sembra rinato, da quando è entrato sta mettendo in seria difficoltà la difesa della Lazio. Visto che Canà c'è ancora qualcosa da dire. Ma non fatevi illusioni, per restare in Serie A dovete vincere oggi e domenica prossima. Se Aristoteles continuasse a giocare così... Sarai come Falcao, Obrigato, Mosciarelli. Silenzio, abbassa un po', abbassa. Come neanche oggi mi lasciano in bench convinto, neanche oggi. Domenica un solo grido ci deve unire, vincere e vinceremo! Perdere e perderemo. Non ho afferrato, scusi. Lei ha capito benissimo. Perdere e perderemo. Ma scusi, ma perché? Dobbiamo vincere. Si è mai chiesto perché io ho scelto proprio lei per allenare la Longobarda? Non so, per... per le sue doti, Bucatasi, bocca... Canà, mi guardi negli occhi e apra le orecchie. Io l'ho ingaggiato perché avevo bisogno di qualcuno che mi rimandasse subito la squadra in Serie B. Ma lo sa quanto mi costa una squadra in Serie A? Certo che lei è bravo, Presidente? Lei non lo sa la pugnalata che mi sta dando in questo momento. Canà, io le voglio bene. Ma domenica noi dobbiamo assolutamente perdere e lei me lo deve giurare. Questo mai. E io la caccio via subito. Se invece lei seguirà le mie indicazioni. Ecco qui il contratto rinnovato per la prossima stagione, con ingaggio raddoppiato, già firmato da me. E che cosa dovrei fare io? In primis, togliere di squadra Aristoteles, che è quello che ci può fare vincere. E in secundis? Ci ho già pensato io. Eh no, questo glielo darò domenica sera, dopo la partita. Canà! La vedo strano.
Come si sente? Come uno che ha mangiato una tonnellata e mezza di merda. Pesante da digerire, sa? Lo stadio è colmo in ogni ordine di posti. La Longobarda, di fronte all'Atalanta, sta per giocarsi le ultime possibilità di rimanere in Serie A. L'impresa è ardua, ma non è impossibile in considerazione della bella prova della squadra di domenica scorsa. In particolare della bella prova del giovane brasiliano Aristoteles, che appare finalmente recuperato in pieno dopo il grave infortunio. Mister, il 9 ce l'ha Speroni, il 10 Meloni e l'11? Prendo io, mister, vero? No, l'11 lo do a Crisantemo. Tieni, tanto funerale per funerale. Ma mister, non gioco dall'inizio? Dai il numero 16 a lui. Tu vai in banchina, non stai molto bene, non ti preoccupare, fai come ti dico io. Mister, l'arbitro ha chiamato. Andiamo, dai. Gambo. Aristoteles. Ma c'ha una caviglia in disordine. Alcarà spera di mandarlo dentro nel secondo tempo. Ma speriamo bene. A chi lo dici? Saranno bravi questi brasiliani, ma sono così delicati. Poverino, meno male che il tuo canaglio fa da balia. Vuole che cominci a scaldarmi, mister? No, Ferretti, hai detto? Farà dei colpi di testa. Neanche di piede. Speroni fa soltanto i colpi che di qui. Mica volevi segnare. Non sono mio scemo. Ma mister, ha visto? Perché non dice Ico da puta? Lo so io a chi dovrei dire Ico da puta, lo so io a chi lo dovrei dire. Ed ecco che l'arbitro dà il segnale di chiusura dei primi 45 minuti di gioco. Le squadre vanno negli spogliatoi col seguente risultato. Longobarda 0, Atalanta 0. Forza ragazzi, vedrete che riusciremo a vincere. Allegro, Crisantemi, che vai forte. Bravo il nostro Speroni. Funziona, eh? Calavenga. Forza ragazzi. Bravo, bravo. Continui così che va benissimo. L'importante è comunque non far entrare Aristoteles, mi raccomando. Papà! Che fai qua? Sono venuta a darti coraggio. Vedrai che riuscirai a vincere ora che farai giocare Aristoteles. Perché lo fai giocare, non è vero? Ciao. Ciao. Siamo giunti così al 20° minuto del secondo tempo, con le squadre ancora in parità. Ed è strano che l'allenatore Canà della Longobarda non si sia ancora deciso a far entrare in campo la punta Aristoteles. L'Atalanta è in vantaggio. Sarà ora molto più difficile, per non dire impossibile, risalire la china e vincere questa partita. Signorina, non si può passare. Non si può passare. Papà, ti prego, fammi entrare. Che cosa aspetti? Dai, dai che restiamo in Serie A. Ti prego, papà, ti prego.
che sia tardi. Stronzo. Tu e la maiera della presidentessa. La presenza di Aristoteles in campo si fa subito sentire. Ecco, l'asso brasiliano è andato a prendere un pallone nella propria area di rigore e inizia una lunga fuga. Eccole, a tre quarti campo. Supera la metà campo, gli si fa incontro in mediano, saltato. Eccolo davanti al terzino, superato anche lui. Limite dell'area, salta un avversario. Tiro, è il pareggio. Mancano due minuti e la partita si riapre. La Longobarda è in avanti, incitata dalla sua folla e sospinta dall'azione incessante del suo asso brasiliano Aristoteles. Esce il portiere, la porta è vuota, tiro, rete. L'arbitro dà il segnale di chiusura, è finita, la Longobarda resta in Serie A. Per un coglione? Ma no, sei un eroe! Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!